in questo lavoro, perché c'è resistenza? Come possiamo? Rav dice, prima di tutto, semplicemente rendersi conto che se il desiderio di ricevere non esistesse, allora tutti noi saremmo angeli. Tutti noi saremmo in una connessione fra di noi, così come il Creatore è come stabilito, e noi non chiederemo niente, non saremo capaci di avere nessun tipo di critica nelle relazioni fra di noi e nelle relazioni fra di noi con il Creatore. Cioè, l'inclinazione al male che il Creatore ha creato è qualcosa che è necessario, perché al di sopra di questa noi possiamo distinguere tra bene e male, luce e oscurità. Tutti i tipi di stati, allora possiamo avere un orientamento. Nel dominio spirituale, nello spazio spirituale, fra la luce e l'oscurità, altrimenti noi saremo come... Cioè non avremo il nostro senso della vista, come dire, non avremo il nostro senso della vista. Il fatto che noi identifichiamo tutti i tipi di mancanze, di cose sbagliate nella connessione fra di noi, e questo è buono, il Creatore ha fatto questo, l'ha fatto perché così noi abbiamo la possibilità, vedendo queste cose, di orientarci, di lavorare in tutta la realtà. Allora noi semplicemente dobbiamo continuare e organizzare tutte le nostre qualità in modo che loro lavorino verso la connessione e non verso il distanziamento. Questo è tutto, provate a pensarci su ognuna delle cose che noi abbiamo in noi, che prima di tutto il Creatore l'ha creata. Non c'è niente tranne lui. Lui dice, io ho creato l'inclinazione al male e io ho bisogno, con ognuna delle qualità che esiste, in definitiva nell'inclinazione al male, con ognuna delle qualità io devo invertirla dalla disconnessione, il distanziamento, verso la connessione, l'avvicinamento. E questo è il nostro lavoro.